soprattutto da Napoli, che è stata la prima città d'Europa con una rivolta di popolo a liberarsi dall'occupazione nazifascista. Da oggi ricordiamo in maniera ancora più forte il Ponte della Sanità, Maddalena Cerasuolo, Gennarino Capozzo, quindi donne e bambini, a ricordare che nelle nostre radici ci sono i valori dell'antifascismo, della libertà, dell'uguaglianza e della giustizia, per lottare per i diritti ora e nel futuro. Napoli sempre antifascista.